Rindi, collegamento dal litorale da Marina, per un appello anche piuttosto gridando piuttosto forte a voce alta come di solito fate, perché c'è un rischio serio che venga soppressa quella sede. Assolutamente sì, Massimo. Noi, tutta la comunità, lanciamo un grido d'aiuto a essere presenti stasera al sit-in alle ore 19 davanti alla pubblica assistenza elettorale Pisano. Tutti devono fare la propria parte, è un dovere morale e civile salvare quell'associazione e salvare chi vi lavora anche da 30 anni e più in tale associazione che ha dato la propria vita. Cioè, fammi capire però, questo sit-in perché? C'è il rischio che chiuda o è già chiuso? C'è il rischio che il 28 giugno la pubblica assistenza elettorale Pisano chiuda Il definitivamente. 28 giugno, quindi tra pochissimi giorni. Esattamente sì, Massimo. Ma Non abbiamo più che tempo. cosa è accaduto? Perché siamo arrivati a questa situazione? Purtroppo, essendo un'associazione molto piccola, senza patrimonio, con la legge del terzo settore siamo andati a perdere la personalità giuridica dei consiglieri volontari che compongono il consiglio, ciò equivale a dire che chi si candida rischierebbe il proprio patrimonio. Si sono accumulati dei debiti e la pandemia ha, diciamo, dato la botta finale devastandola, in quanto siamo andati a perdere i servizi interni all'ospedale durante la pandemia, perché chiaramente non c'erano più, erano bloccati e facevano solo 118, tutte le associazioni di volontariato si sono trovate in una situazione critica, purtroppo la pubblica assistenza del litorale Pisano, dove i ragazzi hanno rischiato anche la propria vita, Eh beh, come certo. tutti A i chi è rivolto il tuo sottoservitori. appello, Simona? A parte il Il mio sit-in di stasera. appello è rivolto chiaramente ai cittadini e alle istituzioni, istituzioni che sono già state allertate, ma che da stasera devono dare una risposta certa e concreta. Non si può più sia lasciare i dipendenti in questa situazione, sia la Quante persone comunità. ci lavoravano, Simona? O Ci quante persone lavorano ci lavorano? 18 dipendenti. 18 dipendenti, alcuni che ci sono da 30-35 anni. Quindi rischiano di rimanere senza lavoro o verrebbero trasferiti? No, rischiano di rimanere senza lavoro. Sì, ma Quindi è una situazione drammatica. posso E chiederti che situazione debitoria c'è? siamo all'incirca con un debito di 390 mila euro, però attenzione, sono spiccioli in confronto ad altre associazioni, cioè non sembrano tanti, ma in confronto ad altre sono anche pochi. Il problema è che il circuito ANPAS non prevede il commissariamento dell'associazione delle pubbliche assistenze, quindi va trovata una soluzione alternativa. Va Avete parlato con il assolutamente. sindaco? Abbiamo parlato con il sindaco, abbiamo parlato col presidente dell'SDS, Di Di Maio, Maio. con il presidente del Consiglio regionale, Mazzeo, sono tutti allertati, ma ora serve un'azione della politica, la politica buona, la politica che viene applicata con l'obiettivo di salvare l'associazione e di salvare chi lavora lì, perché è veramente un dovere morale, è un dovere Senti civico. Simona, se non dovesse andare a Dama la vostra protesta e il 28 giugno si cala la Sala Cinesca, che farete? Noi ci incateniamo davanti alla sala della pubblica assistenza. La comunità è un paese come Tirrenia, Marina, Calambrone e serve anche fino a Barbaricina, quindi non sono città. Se si parla di paesi che hanno un legame anche molto forte con il personale dipendente. Quali sono le No. possibilità che la PALP di Marina di Pisa, del litorale pisano, non chiuda? Cioè, che cosa si Noi può abbiamo fare? intenzione di effettuare una raccolta di soldi perché se si raggiungesse una cifra come 15 mila euro potremmo aprire una PA2, diciamo, tra virgolette, riprendendo la personalità giuridica, chiaramente anche
il comune deve concedere il comodato d'uso gratuito della sede all'associazione, perché in questo modo potrebbe ripartire, chiaramente andando a minimi termini e poi riprendendo piano piano, risorgendo dalle ceneri. E un'ultima domanda, Simona, ma se per caso dovesse esserci una soluzione anche provvisoria, è in grado la struttura di mantenersi, oppure c'è bisogno di coprire il debito, che sono 400.000 euro, per ripartire? Perché ripartire con i debiti, ci sono anche altre soluzioni, cioè quel debito lì ricoprirlo non puoi, anche perché, ripeto, non esiste, in base alla legge del terzo settore, chi si candida nel consiglio o trovi 11 kamikaze, certo, se lo rischiano, certo. No, non si può candidare, sono incantati. Non bisognava arrivare a questa situazione, più che altro. Assolutamente no, bisognava avere un occhio molto più forte, probabilmente, su questa associazione e su anche altre, però adesso loro, per quanto riguarda i dipendenti, hanno soccorso noi bisogna soccorrere loro. Ieri il 118 nostro è uscito 9 volte. Cioè, e poi vabbè, qui andrebbe fatto un discorso molto più ampio. È l'unica sede del litorale, Simona? Assolutamente sì. Cioè, quindi il litorale veniva coperto, viene coperto da questa e struttura. E fino a Barbaricina è competenza pubblica assistenza litorale. Da Barbaricina a Calambrone? Sì. Quindi poi si parla anche del banco alimentare che porta il cibo a 400 famiglie del litorale. Si parla di servizi, di Stella Maris, cioè oltre all'ambulanza, che chiaramente è quella che tocca di più del 118 e del servizio interno all'ospedale, abbiamo anche altri servizi che vengono dati alla popolazione. Simona, allora stasera alle 19 dove? Davanti alla sede della pubblica assistenza. Davanti alla sede. L'importante è esserci. Tutti. Ok. Simona, in bocca al lupo, sai che su di noi ci puoi contare. Grazie davvero, grazie. Ciao.